Buongiorno a tutti da Sanji2788 che ieri di Nembi for Tokyo. Oggi farò un video un po' diverso dal solito perché io di solito mi occupo più di analisi piuttosto che di teorie, perché penso che comunque l'ultima parola spetti sempre Oda, per cui spesso molte teorie che vedo in giro vengono sfatate dal manga stesso, ma oggi ci provo ugualmente, diciamo. La teoria di cui voglio parlare riguarda Doflamingo, Don Quixote Doflamingo e la sua ciurma e la sua famiglia. Sappiamo infatti che Doflamingo appartiene a una di quelle famiglie che 800 anni or sono a Marigioa fondarono quello che è l'attuale World Government, il governo mondiale, e che quindi ha un passato da drago celeste. Tuttavia sappiamo che la sua famiglia attualmente non ha più questo incarico, questo ruolo, ma appunto si è, diciamo così, trasferita. Ecco. L'interrogativo che mi è venuto in mente è questo: ma se nella ciurma di Doflamingo ci fossero attualmente dei suoi familiari, quindi altri nobili, questo mi è venuto a seguito del capitolo 724, dove si vede appunto Doflamingo seriamente preoccupato quando Law tiene in ostaggio Jorah, appunto. Come mai tutta questa preoccupazione? Ecco, chi è veramente Jorah? Se fosse ad esempio una governante di Doflamingo, una parente, una nonna, una prozia, ecco. Secondo me non è una cosa così inverosimile se noi guardiamo proprio quelle che sono le caratteristiche della ciurma. Infatti, si possono notare diversi personaggi che tra loro si assomigliano nel look, nello stile, come appunto Jorah e Match Wise. E io ho questa idea, ecco, mi sono fatto. Secondo me la ciurma di Doflamingo è divisa in due categorie. Da una parte ci sono quei personaggi, come ad esempio può essere una Violet, che sono stati, diciamo, forzati a far parte della ciurma. Infatti noi sappiamo che Violet ha dei risentimenti nei confronti di uno dei semi, Trebol, e che quindi sono stati costretti a stare nella ciurma e a prenderne parte. Dall'altra parte vedo una serie di membri che potrebbero appartenere proprio alla famiglia Don Quixote, e proprio mi riferisco a un legame di sangue. In particolare i quattro che appaiono nel torneo, quindi Señor Pink, Dellinger, Lao Ji e Match Wise, secondo me potrebbero avere un legame proprio stretto con Doflamingo stesso. Questo perché appunto la famiglia di Doflamingo, essendo una famiglia nobile, voi pensate veramente che una famiglia così importante, che 800 anni fa è stata tra quelle che hanno fondato il governo mondiale, si sia così disunita, così dispersa? Ecco, io sinceramente non credo. Sappiamo quanto i draghi celesti e le famiglie nobili sono così chiuse, arroccate, diciamo, fra di loro, per cui non vedo nulla di strano se anche la famiglia di Doflamingo fosse in un certo qual modo rimasta unita. E quindi se alcuni membri, alcuni parenti, vicini o lontani di Doflamingo stesso facciano attualmente parte di quella che è la sua ciurma. Questo discorso non vale per i semi, non vale per i semi perché appunto sappiamo che i semi sono un po' i bracci destri di Doflamingo, quindi quelli che sono i più forti e che hanno maggiori responsabilità all'interno della sua ciurma, per cui penso che questi siano stati scelti, diciamo così, in base a criteri meritocratici, criteri di merito. Ma per quanto riguarda appunto gli altri membri, come ad esempio quelli che sono impegnati nel torneo, mi è rimasto questo dubbio. Ecco, la visione della ciurma di Doflamingo come una famiglia, secondo me, spiegherebbe anche un altro paio di questioni. La prima è quella della differenza di età che si vede tra i membri stessi. Ci sono infatti membri come Jorah, appunto, Lao Ji, che sembrano molto vecchi, molto anziani, mentre altri come Dellinger, che sembrano appunto dei bambini, dei ragazzini, passando poi per età intermedie, come può essere lo stesso Doflamingo, Señor Pink, eccetera, ecco. Quindi, come mai di soggetti di età così diversi fanno parte della stessa ciurma? Perché forse magari c'è proprio un legame vero, familiare tra di loro. E un'altra cosa la spiegherebbe l'assenza nella ciurma di Doflamingo sia di uomini pesce che di soggetti appunto diversi dalla razza umana. Sappiamo infatti che i nobili mondiali hanno appunto una visione abbastanza razzista del mondo, e non intendono mischiarsi né agli uomini pesce né alle altre razze. Quindi questo spiegherebbe anche il come mai in un mondo così vasto e eterogeneo come quello di One Piece, nella ciurma di Doflamingo appaiono semplicemente umani.
E niente, fatemi sapere come la pensate, se pensate anche voi che ci sia un legame familiare appunto fra Doflamingo e i membri della sua ciurma, o se pensate invece che sia una semplice coincidenza, fatemelo sapere, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, mettete non mi piace, insomma commentate, e niente, se vedete che questo video è un po' diverso dagli altri, perché con la collaborazione di Matteo Bonanno, che ha prestato la sua videocamera, quindi visitate anche il suo canale, e niente, un saluto a tutti.